Bentrovati. Oggi presentiamo la terza pillola formativa del programma UNICEF Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti. Le pillole formative sono brevi video di approfondimento sui temi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e su come questa carta possa essere declinata nella programmazione di politiche per l'infanzia e l'adolescenza da parte degli enti locali. Il video di oggi approfondirà la Convenzione stessa nel suo complesso, la sua genesi, la sua storia, il sistema di monitoraggio che essa stessa prevede al suo interno e come gli enti locali entrano a far parte di questo processo. Ci accompagnerà in questo percorso la professoressa Cristiana Carletti, professore associato di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Roma III. Per chi avesse richieste o domande, alla fine della presentazione che vedrete, l'ultima slide vi fornirà tutte le informazioni sia per contattare UNICEF Italia che per fare richieste o domande alla professoressa Carletti. Nel ringraziarvi per essere con noi anche oggi, do il benvenuto alla professoressa Carletti e vi auguro una buona visione. Benvenuti a tutti, grazie mille per la parola e questa pillola è dedicata alle origini storiche della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione al meccanismo di monitoraggio e al ruolo che svolgono gli enti locali a livello ovviamente nazionale per la preparazione del dialogo che si svolge con il Comitato di Controllo della Convenzione. Alcune informazioni sulle origini storiche della Convenzione. In realtà il processo che ha poi portato alla nascita della Convenzione è un processo che parte da un periodo storico piuttosto lungo. Se volete possiamo ricordare anche il periodo storico relativo al primo conflitto mondiale, quindi tra il primo e il secondo conflitto mondiale, ma in realtà sappiamo che in questa fase temporale ci fu un'iniziativa che venne lanciata dagli allora stati della comunità internazionale e questi stati ovviamente erano interessati a redigere uno strumento giuridico dedicato esplicitamente ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Se però vogliamo andare più vicino a noi, quindi a un periodo storico successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ovviamente citiamo quale sistema di riferimento l'Organizzazione delle Nazioni Unite e abbiamo un primo esercizio di compilazione di uno strumento, lo vedete, parlo della Dichiarazione sui diritti dell'infanzia del 1959 che fu adottata dall'Assemblea Generale. In quell'anno, nella quale vi sottolineo soltanto un aspetto molto importante, che poi ovviamente verrà ripreso nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il fatto che il minore di età sia considerato un soggetto titolare di diritti nei confronti delle persone adulte che entrano in contatto con il minorenne stesso. La Dichiarazione sui diritti dell'infanzia del 1959 contiene 10 principi molto importanti che caratterizzano il minore in quanto, come vi dicevo poc'anzi, titolare di diritti. Un successivo passaggio storico per arrivare alla Convenzione è quello, sempre guidato nel sistema Nazioni Unite, che vede in realtà la Polonia, paese promotore di un processo molto più complesso, molto più articolato, finalizzato, partendo da quella dichiarazione che vi ho citato poc'anzi, a creare le basi per uno strumento giuridico un po' più complesso, ovvero la Convenzione. E addirittura questa proposta polacca diede vita nell'anno internazionale dedicato proprio al tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè il 1979, la creazione di un apposito gruppo di lavoro incaricato di redigere questa convenzione. Ci sono alcune notazioni relative proprio alle difficoltà del processo negoziale. Sappiate che c'erano alcuni stati che erano particolarmente, insieme alla Polonia, desiderosi di negoziare questo strumento convenzionale, altri stati che invece fecero opposizione e quindi allungarono i tempi del negoziato. C'era anche qualche remora, qualche critica da parte della società civile. In realtà tutte queste difficoltà, queste criticità furono superate, nonostante il
lunghi tempi negoziali per arrivare infine, con il coinvolgimento, come vedete, anche di UNICEF, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'UNESCO e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, alla elaborazione di un testo di convenzione. Questo processo viene concluso nel 1989, quando il testo della convenzione viene formalmente, ufficialmente adottato, e in realtà la procedura di votazione all'epoca fu bypassata perché tutti gli stati, anche i più reticenti, furono assolutamente sostenitori del testo convenzionale, che è poi quello che noi conosciamo oggi. Vi do qualche indicazione per leggere al meglio la convenzione, soprattutto in relazione, e vi anticipo questo aspetto perché poi lo richiameremo soprattutto per il ruolo che gli enti locali giocano non soltanto ovviamente nel riconoscimento dei diritti, ma anche nell'esercizio di garanzie e quindi nel riconoscimento dell'esercizio pieno dei diritti da parte dei minori e degli adolescenti. Le condizioni giuridiche enunciate nella convenzione si suddividono in linea generale in alcune categorie di diritti. Voi individuerete i diritti che, essendo riconosciuti, individuano conseguenzialmente risorse, capacità e misure atte a sostenere il processo di crescita del minorenne, quindi il suo sviluppo potenziale nell'età, fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, ma anche leggermente di più. Diritti invece la cui protezione deve essere garantita, perché si parla di diritti in cui la posizione del minore di età è una posizione di rischio, di vulnerabilità, e quindi abbiamo ipotesi di abuso, violenza e sfruttamento da parte degli adulti che attentano alla dignità e allo sviluppo del minore di età. E poi, elemento importantissimo, la terza categoria di diritti, che poi sono quelli che in realtà mettono in moto anche il coinvolgimento attivo dei minori nella verifica del rispetto della convenzione nella loro prospettiva, ovvero i diritti che riguardano la partecipazione diretta dei minori nel loro processo di crescita e nella opportunità di promuovere in maniera costante e direttamente legata alla loro maturità la partecipazione attiva al contesto sociale del quale i minori di età sono parte integrante. Diciamo che questi diritti implicano a loro volta, e questa è la lettura esecutiva della convenzione, una serie di azioni. Ecco qui che adesso vi citerò già un riferimento al ruolo degli enti locali. Come si esegue la convenzione, quindi come si garantiscono le tre categorie di diritti che vi ho appena citato? Sul piano legislativo, perché ovviamente gli stati debbono adottare, promulgare delle misure legislative, che partono ovviamente dal contesto costituzionale di riferimento. Nessuno stato recepisce uno strumento internazionale come la convenzione se attenta alla Costituzione, alla Carta Costituzionale. Quindi si parla ovviamente di misure per la maggior parte di legislazione ordinaria, ma ovviamente sempre conformi al dettato della Costituzione. Si esegue la convenzione anche attraverso il lavoro ovviamente di monitoraggio del rispetto delle misure legislative attraverso gli apparati giudiziari complessi a livello nazionale, che devono verificare che le norme, le legislazioni siano perfettamente rese esecutive. Laddove ovviamente ciò non accada, interviene il giudice, quindi il ruolo dell'autorità giudicante, per correggere, si spera preventivamente, ma ciò che accade invece accade quando già la violazione è commessa, quindi correggere, intervenire adottando misure correttive per fare in modo che il sistema nazionale garantisca la piena esecuzione corretta della convenzione. Ma c'è anche una misura esecutiva o un apparato esecutivo che è quello istituzionale. Cosa significa eseguire la convenzione in un'ottica istituzionale? Significa, questo è molto importante soprattutto per un paese come l'Italia, garantire che tutte le autorità a livello centrale e a livello decentrato, quindi regioni, province e comuni, siano parte di un sistema governativo, un sistema di governo, che sia un sistema di governo sancito dalla Costituzione, che preveda anche un meccanismo di dialogo. Qui si parla di coordinamento sia verticale che orizzontale,
per rendere pienamente esecutiva la convenzione non è importante solo il livello centrale, ma è importantissimo anche il livello decentrato, il livello locale, sotto un coordinamento verticale che lega l'autorità centrale e le autorità locali in un doppio senso, vale a dire l'input centrale deve essere recepito e reso esecutivo a livello decentrato, locale, per esempio a livello comunale, ma anche i comuni e quindi le autorità incaricate a livello municipale possono dal basso chiedere che il livello centrale si adoperi al meglio per rendere pienamente esecutiva la convenzione. Ho un ultimo elemento indicativo per quanto riguarda l'esecuzione della convenzione da indicarvi, il cosiddetto piano strutturale pseudo-istituzionale. In realtà si tratta di tutti gli apparati con i quali però il livello centrale governativo e il livello locale governativo debbono interfacciarsi e quindi si parla di un coordinamento ampliato. Faccio riferimento ai numerosi organismi, commissioni, comitati, ma gli stessi difensori civici che voi autorità locali conoscete molto bene, che sono in realtà quegli organismi di contorno che aiutano il sistema centrale e il sistema locale a meglio eseguire la convenzione stessa. Quindi tenete in considerazione che avete una doppia responsabilità sul piano istituzionale vero e proprio, nel rapporto verticale con l'autorità centrale e nei rapporti che voi stesse autorità locali siete, mettiamola così, destinati a condurre anche con tutti gli organismi che operano, che non sono prettamente istituzionali ma operano a livello sia centrale che locale per la migliore esecuzione della convenzione. Vi do qualche indicazione sul meccanismo di controllo della convenzione, perché questo vi aiuta a capire come entrare in dialogo col meccanismo di controllo. Il meccanismo di controllo della convenzione è disciplinato in due articoli della convenzione, gli articoli 43 e 44. Quali sono state le finalità della Polonia all'inizio, ma poi dei molti altri stati che hanno contribuito al negoziato della convenzione e quindi della sua adozione ufficiale. E il meccanismo di controllo ha varie competenze: rilevare i dati riguardanti il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza sulla base di un criterio disaggregato. Questo esercizio è molto importante, è un esercizio statistico, per avere una fotografia dell'infanzia e dell'adolescenza in tutti gli stati che sono parti della convenzione. Individuare le criticità che derivano da una mancata o parziale attuazione della convenzione, quindi ricordo, come ho detto poc'anzi, il livello legislativo, il livello giudiziario e il livello istituzionale para-istituzionale. Sollecitare gli stati nel definire tutte le misure di rilevazione utili per garantire l'attuazione della convenzione, sia nel breve che nel medio e che infine nel lungo termine, in modo inclusivo e multisettoriale. Infine, come vedete, valorizzare il contributo dei minori di età quali diretti interessati delle misure loro indirizzate. Questo significa che il meccanismo di controllo della convenzione non si esercita soltanto secondo i parametri formali, quindi nel dialogo con le istituzioni o con organismi non istituzionali o con la società civile, ma anche direttamente con i minori, in quanto titolari di diritti. Secondo l'articolo 43, a chi spetta controllare la piena esecuzione della convenzione? A un comitato di controllo. Quindi vedete la composizione e il funzionamento. Il comitato di controllo è composto da 18 esperti, particolarmente esperti dal punto di vista professionale, dal punto di vista delle loro conoscenze, del loro background professionale, che sono eletti nel quadro della conferenza degli stati parte della convenzione, con un mandato quadriennale rinnovabile e che, essendo esperti, svolgono questo mandato in piena indipendenza dallo stato di nazionalità di appartenenza. La composizione numerica è variata: all'inizio erano in 9, ma poi in realtà, proprio per l'alto numero di adesioni alla convenzione, ricordiamo che la convenzione è lo strumento più firmato e ratificato di tutto il sistema delle Nazioni Unite, proprio per facilitare il meccanismo di controllo e quindi il lavoro del comitato di controllo, il numero
dei membri è arrivato a 18 e si è deciso di istituire all'interno del comitato due camere costituite a loro volta di 9 esperti ciascuna. Il comitato si riunisce in 3 sessioni annuali di 3 settimane ciascuna, che vengono anticipate da una riunione di un gruppo di lavoro interno del comitato, il cosiddetto Pre-Sessional Working Group. Secondo l'articolo 44 si declinano le modalità effettive di controllo della convenzione da parte di questo comitato. Si parla convenzionalmente di un dialogo costruttivo strutturato. Il dialogo costruttivo strutturato si fonda su un documento, uno strumento di particolare importanza, ovvero la presentazione di rapporti nazionali attraverso i quali gli Stati informano il Comitato di Controllo su ciò che periodicamente hanno fatto per rendere pienamente esecutiva la Convenzione, ovvero per garantire il pieno esercizio dei diritti e delle libertà da parte dei minori di età. Quindi in questo caso minori e adolescenti. Questi rapporti rispettano un criterio formale, ovvero secondo delle linee guida che il Comitato ovviamente ha redatto nel 1991 e che sono state poi aggiornate, questi rapporti devono rispondere a un format preciso, indicando fattori e difficoltà incontrati dagli Stati, priorità di attuazione e specifici obiettivi, specifiche finalità per la migliore attuazione futura della convenzione stessa. In questo esercizio, quando si compila un rapporto periodico, gli Stati devono informare il Comitato di Controllo riguardo il ruolo degli attori centrali e locali. Citavo prima il coordinamento verticale. Bisogna dire esattamente nel periodo temporale oggetto del rapporto nazionale che tipo di attività sono state svolte dall'apparato centrale in termini legislativi, in termini giudiziari, in termini di raccolta di dati disaggregati, in termini di buone pratiche, progetti e politiche, ma lo stesso tipo di informazione deve riguardare anche ciò che viene promosso e condotto dalle autorità locali per quanto riguarda il nostro sistema nazionale, regioni, province e comuni, o se volete anche in quest'ultima distinzione le cosiddette città metropolitane e i comuni, quindi di entità minore. Qui in questa slide io riassumo fondamentalmente come si svolge il meccanismo di controllo della convenzione e vi posso dire, partendo dal numero 1, dalla parte 1 di questa presentazione, che ovviamente spetta allo Stato inviare questo rapporto, nel quale, ripeto, sottolineo, devono essere indicate iniziative, azioni, misure condotte a livello centrale e a livello locale, il Comitato lo riceve. Quindi arriviamo al punto 2, stabilisce fondamentalmente i tempi entro i quali, sulla base della lettura, lo Stato sarà poi chiamato a presentare oralmente questo rapporto. Siccome passa un periodo di tempo più o meno lungo dalla presentazione alla discussione del rapporto in questa passaggio secondo, passaggio 2, il Comitato attraverso la cosiddetta list of issues, della quale parlerò brevemente tra poco, chiede allo Stato di fornire informazioni aggiornate rispetto a quelle contenute nel rapporto e lo Stato risponde con un testo scritto a questa richiesta. Dopodiché arriviamo al numero 4 del meccanismo di controllo, abbiamo il cosiddetto dialogo costruttivo strutturato. In realtà il dialogo costruttivo strutturato è rappresentato proprio dalla presentazione orale del contenuto del rapporto che lo Stato conduce attraverso una propria delegazione governativa di fronte al Comitato in sessione a Ginevra. Al termine di questa discussione orale, il Comitato produce le sue osservazioni, quindi valutando in maniera assolutamente comprensiva se lo Stato ha risposto in modo soddisfacente o meno per quanto riguarda l'esecuzione della Convenzione a livello centrale e locale, e chiede in queste osservazioni
si ritiene ovviamente che ci siano delle criticità particolarmente importanti, di mandare un contributo successivo in un tempo intermedio, in genere dopo 2 anni e mezzo dalla discussione del rapporto periodico. Ovviamente si tratta di un aggiornamento di medio termine che riguarda, vi ripeto, criticità, cioè situazioni particolarmente critiche per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel paese esaminato. Vi ho sintetizzato attraverso questa slide il meccanismo di controllo. Posso andare quindi abbastanza velocemente nell'esame dell'articolo 44. Vi ripeto esattamente cosa fa il comitato nel Precessional Working Group, quindi prima di riunirsi organizza un incontro a porte chiuse con tutti gli stakeholders, qui si fa riferimento in particolar modo alla società civile, proprio per in futuro, in previsione dell'incontro con la delegazione governativa, capire quali sono le criticità nella prospettiva della società civile, individua la data della discussione, stabilisce chi sono i country rapporteurs, quindi i relatori incaricati di presentare il rapporto per conto del comitato, presenta allo Stato la cosiddetta lista delle domande, che deve essere esaminata dallo Stato per aggiornare sui punti di maggior rilievo, ricevendo una risposta scritta. A questo punto il dialogo costruttivo strutturato, il famoso punto 4, si sostanzia nella discussione che ha luogo a Ginevra per una durata in genere di 6 ore distinte in 2 mezze giornate, e in questo dialogo strutturato il capo delegazione presenta il rapporto, presenta anche le risposte alla list of issues, il comitato prende atto di ciò che viene discusso e produce le sue osservazioni conclusive. Le osservazioni conclusive sono in realtà formulate in una prima fase confidenziale dallo stesso comitato di controllo, che è una fase confidenziale nella quale lo Stato, per esempio, ha ancora possibilità, se non è stato sufficientemente chiaro nella discussione orale, di mandare della documentazione del materiale aggiuntivo. Una volta che il comitato riceve questo materiale e arriva alla sua sessione finale, le osservazioni conclusive divengono definitive e vengono condivise. Come vi anticipavo, nelle osservazioni conclusive ci possono essere delle raccomandazioni su argomenti di particolare criticità sui quali il comitato chiede allo Stato di effettuare un follow-up, ovvero un aggiornamento non in attesa del prossimo ciclo di presentazione del rapporto, ma più breve dal punto di vista temporale, per dare conto e ragione di alcuni diritti che non sono stati, secondo il Comitato, particolarmente garantiti. I seguiti quindi della convenzione possono essere distinti in seguiti immediati, ecco il materiale aggiuntivo che deve essere fornito dallo Stato in attesa delle osservazioni conclusive, i cosiddetti seguiti differiti, ovvero le raccomandazioni che richiedono un follow-up intermedio, i seguiti individuali, e invece in questo caso abbiamo ovviamente seguiti individuali che dovranno essere presi in considerazione e tenuti in considerazione nel prossimo ciclo di presentazione del rapporto, e poi vi sono seguiti collettivi che riguardano tutta l'attività di dialogo che lo Stato svolge con il comitato. Arrivo a darvi qualche esemplificazione rispetto al sistema Italia. Noi abbiamo ratificato la convenzione e i 3 protocolli. L'ultimo rapporto consolidato presentato è stato il 5º/6º. La discussione, il cosiddetto dialogo interattivo strutturato, si è tenuta nel corso della 80ª sessione. Abbiamo risposto alla list of issues, abbiamo discusso il rapporto e abbiamo ovviamente ricevuto le osservazioni conclusive. Badate bene al fatto che nella presentazione della risposta alla list of issues gli attori locali a tutti i livelli giocano un ruolo centrale. Lo fanno attraverso l'ANCI, che ben conoscete. L'ANCI in realtà siede sia nell'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, incaricato di scrivere lo schema del rapporto. L'ANCI è presente nel Comitato Interministeriale per i Diritti
diritti umani presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che redige il rapporto sull'input dell'osservatorio, e l'ANCI è presente anche nell'elaborazione, attraverso sempre questo comitato interministeriale, della risposta alla distopiscio. Se può, se vuole, prendere parte attraverso dei propri delegati al cosiddetto dialogo interattivo strutturato. Sicuramente è richiamato il ruolo non soltanto dell'ANCI, ma in generale delle autorità comunali, nelle osservazioni conclusive. E vi do a questo punto qualche esempio di, diciamo, di importanza del ruolo dei comuni nelle osservazioni conclusive che il comitato di controllo ha adottato sin dalla presentazione del primo rapporto periodico. Sono osservazioni conclusive che sono state tradotte in italiano attraverso una collaborazione tra il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e il Comitato Italiano per l'UNICEF. Vi faccio vedere le prime osservazioni conclusive del 31 gennaio 2003. Guardate cosa chiede il Comitato allo Stato: raccomanda che si rafforzi un efficace coordinamento all'interno e tra le agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la divulgazione della Convenzione. Gli enti locali giocano un ruolo centrale. Vi faccio qualche altro esempio: osservazioni conclusive del 2 giugno 2006. Qui si chiede, per esempio, vado avanti rapidamente, in particolar modo per quanto riguarda il protocollo che riguarda lo sfruttamento dei minori in termini di pornografia, pedopornografia, prostituzione infantile, che si muova molto a livello regionale per garantire un minimo comune standard dei servizi e degli interventi. Ma in queste stesse osservazioni conclusive, ancora una volta nel follow-up, per esempio, si chiede all'autorità di governo e parlamentari provinciali di essere parte attiva nell'esercizio di aggiornamento degli impegni che lo Stato ha assunto per quanto riguarda il follow-up. Nelle osservazioni conclusive del 2011 si dice, sempre in ottica di coordinamento, che il Comitato è molto preoccupato per la devolution dei poteri dal livello centrale fino ai livelli più decentrati, e quindi si raccomanda allo Stato di garantire un effettivo coordinamento. Si ricordano in particolar modo le competenze, per esempio, se è un argomento a voi molto caro, i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Vi faccio qualche altro esempio, sempre in queste osservazioni conclusive, per esempio affidato agli enti locali competenti per l'assistenza sanitaria. Ancora una volta, follow-up e diffusione per quanto riguarda il ruolo che svolgono le autorità regionali e locali, affinché esse ricevano adeguata considerazione e quindi attuazione per quanto riguarda la diffusione della conoscenza e degli esiti dell'esercizio di controllo e di monitoraggio. E vi sottolineo l'ultimo passaggio, le osservazioni conclusive adottate proprio in occasione della discussione del dialogo interattivo strutturato avvenuto a febbraio 2019. Anche qui allo Stato si raccomanda da parte del Comitato di rafforzare il coordinamento, ovvero, per esempio, in questo caso di definire in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un mandato chiaro e un'autorità sufficiente a coordinare tutte le attività correlate alla Convenzione sul piano, come vedete, nazionale, regionale e locale. Vi farà molto piacere ricevere informazione relativa anche all'allocazione delle risorse. Quindi tutto ciò che deve essere organizzato e coordinato non è soltanto programmatico, ma deve essere coperto attraverso una allocazione di risorse sufficienti, anche qui a livello nazionale, regionale e locale. Vi do un ultimo input, sempre contenuto in queste osservazioni, rispetto delle opinioni del minorenne. È uno dei principi cardine della Convenzione, e in questo caso si chiede allo Stato di tenere in considerazione il rispetto delle opinioni del minorenne, quindi siete responsabilizzati, cari rappresentanti delle autorità locali, a fare in modo che il processo decisionale, quindi i vostri processi decisionali, tengano conto delle opinioni del minore e quindi rafforzino il più possibile i meccanismi e le opportunità partecipative, soprattutto nel settore dell'istruzione, soprattutto nel sistema di accoglienza e di inclusione costituito dagli enti locali. E infine è molto importante
sottolineare in particolar modo che questo tipo di osservazioni saranno ovviamente oggetto, in questo caso il Comitato non ci ha richiesto un follow-up come Italia intermedio, saranno tutte osservazioni, quindi raccomandazioni, che dovranno essere recepite nella compilazione del prossimo rapporto governativo. Noi, come io, come esperta del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, che si occupa in particolar modo di questo esercizio, auspico vivamente che tutti i rappresentanti delle autorità locali, attraverso ovviamente il loro coordinamento, quindi attraverso l'ANCI, siano parte attiva di questo esercizio, non soltanto nella preparazione del prossimo rapporto periodico, ma quotidianamente, e auspico che ci sia anche una rappresentanza locale nel momento in cui si formerà la delegazione che andrà prossimamente, quindi almeno tra 4 anni e mezzo, a discutere anche di più il prossimo rapporto, il 7° rapporto periodico consolidato di fronte al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Spero di essere stata sufficientemente chiara e ripasso ovviamente la parola a Simona per la conclusione della presentazione della pillola di oggi. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Nel ringraziare la professoressa Carletti per il suo interessante intervento di approfondimento, rinnovo l'invito a tutti coloro che avessero dubbi, domande o richieste a contattarci a questi riferimenti. Riguardo alle osservazioni conclusive citate dalla professoressa Carletti nel suo intervento, sono disponibili sul sito unicef.it nella sezione pubblicazioni. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi aspettiamo per le prossime pillole. Grazie a tutti.